narra che tanto tempo fa il dio Zeus decise di eleggere il re degli uccelli. Mandò allora il suo messaggero Hermes sulla terra, il quale ad alta voce disse: «Udite, udite! Giovedì prossimo venturo il dio Zeus sceglierà tra tutti gli uccelli il più bello e lo incoronerà re. Siete quindi tutti invitati in quella data a presentarvi al centro del bosco alle ore 9». E tornò al Monte Olimpo. Gli uccelli, udite quelle parole, si recarono al fiume per ripulirsi per bene. Il gracchio, che sapeva di essere il più brutto, decise di escogitare uno stratagemma. Raccolse le penne cadute degli altri uccelli e se le incollò al corpo. In questo modo ottenne una livrea multicolore fantastica e diventò il più bello di tutti. Il giorno stabilito, gli uccelli si recarono all'appuntamento e quando Zeus vide il gracchio, lo scelse come nuovo re. Al momento della proclamazione, però, gli altri uccelli, indignati per il fatto che egli aveva barato, gli tolsero ognuno le proprie penne. Il gracchio riacquistò il suo aspetto originale e Zeus lo cacciò via. Venne eletto così un altro re e il gracchio ebbe ciò che si meritava. Cosa vuole insegnarci Esopo con questa favola? Che coloro che contraggono debiti, fino a quando hanno il denaro, appaiono come persone importanti. Quando lo restituiscono, tornano ad essere quelli di sempre. Se ti è piaciuto, lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.